Salve a tutti ragazzi, qui è Giovi Spo dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Karim Benzema SIF. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti, passate da VIP Coins FIFA, troverete il link, il codice coupon Malati15 qui in descrizione per avere il 5% di crediti in più. Karim Benzema, attaccante francese in questa sua versione second in form. Premessa, io non ho provato la sua versione base, però devo dire che questa carta mi è piaciuta, ma non in maniera eccessiva. Vi ricordo che questa è una mia opinione, come ognuno di voi ha la vostra. Se avete opinioni diverse oppure simili alla mia, commentate pure qui sotto. La velocità di Benzema è un 87 generale con 85 di accelerazione e 86 velocità a scatto. Devo dire che la sua velocità è buona e non è un punto debole, ma neanche un punto forte. La sua velocità abbina il fisico, perché anche se non riesce a seminare gli avversari correndo, riesce a reggere il loro pressing e la loro marcatura. Ha un 79 di fisico con 79 resistenza e 83 di forza, valori buoni che in game si riscontrano. Il dribbling è 86 con 83 agilità, 74 equilibrio e 89 controllo palla. Di sicuro il suo equilibrio non è il massimo, però diciamo che non l'ho considerato un contro, perché riesce attraverso l'agilità a sopperire a questa mancanza. Il controllo palla è un pro, perché riesce a stoppare palla in maniera ottima e a tenerla attaccata al piede. Al suo dribbling si aggiungono le 4 stelle skill, che non ho considerato come pro. Forse perché non sono proprio un amante delle skill. Se a voi piace skillare, allora forse vi troverete bene con questo giocatore. Ha anche 4 stelle piede debole, quindi riesce a fare dei passaggi buoni anche con il mancino. Il tiro è sicuramente una qualità di questo giocatore, un 89 sulla carta con 92 piazzamento, 93 finalizzazione, 88 potenza tiro, 83 tiri dalla distanza, 82 tiri al volo e 87 rigori. Considerato il suo tiro come pro, ma più nello specifico mi è piaciuta la sua finalizzazione e il suo piazzamento. In aria sbaglia poco e anche sui cross mantiene la sua posizione. Aiutato dal suo work rate medio-basso, che è buono per una punta. Poi ha come caratteristica tiro di precisione, che non ho considerato come pro perché non sono riuscito a segnare. Forse, e sono sicuro, perché sbagliavo io nel tirare con lui di precisione. I suoi passaggi sono buoni, 78 sulla carta. Il suo pro sono però i passaggi corti, che io ho considerato come pro. 87, che mi è piaciuto davvero il suo passaggio corto. Ha un 84 di visione, 78 cross, 78 precisione su punizione, 83 effetto e 49 passaggi lunghi, che sono sicuramente una pecca di questo giocatore. I passaggi lunghi ve li sconsiglio con questo giocatore. È interessante battere punizioni con lui perché ha dei buoni valori sui calci piazzati, buoni ma non perfetti. Un altro valore buono è il suo colpo di testa. Se non sbaglio, qualche gol di testa me l'ho anche fatto. Ha 76 elevazione e 94 precisione di testa. Non salta in maniera perfetta, però riesce a metterla dentro grazie alla sua precisione. Il prezzo l'ho inserito tra i contro perché è veramente costoso. Oggi che sto registrando questo video è il 13 febbraio del 2015. Sta su 1.600.000 crediti circa per PlayStation e 1.200.000 crediti per Xbox. Per me varrebbe massimo 1.000.000, e se si abbassa sotto il milione vi consiglierei di prenderlo anche solo per provarlo. Riassumendo, i miei pro sono passaggi corti, controllo palla, tiro e precisione di testa. Contro, passaggi lunghi e il suo prezzo. Come voto gli ho dato un 7,5. In conclusione, è un giocatore buono che non mi ha stupito eccessivamente, che fa il suo dovere in aria. Se avete tanti crediti e volete provarlo, vi consiglio di prenderlo. Dunque ragazzi, qui è Giovi Spo, la review termina qui, vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda di passare anche dalle altre nostre review che troverete qui sul canale, di commentare qui questo video, diteci cosa ne pensate di questo giocatore, cosa ne pensate di queste player review,
Che giocatori vorreste vedere nelle prossime player review? Consigliateci voi i giocatori da provare. E dunque ragazzi, qui Geovispo vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda ai nostri video passati e i video che verranno. Ciao ragazzi!